Maria Teresa. Sono molto contento perché, nonostante la sentenza sia stata una sentenza molto rigorosa e dura, ha riconosciuto la totale estraneità, perché è stato assolto il Tallini con la più ampia formula terminativa da entrambi i reati che lo vedevano imputato, con la formula perché il fatto non sussiste, il primo comma, non il secondo comma del 530, quindi nessuna formula dubitativa ma la formula più ampia, come meritava peraltro il Tallini, perché queste erano accuse del tutto infondate, insussistenti. Non è riuscito il pubblico ministero a dimostrare la fondatezza delle accuse, a poter illustrare e rappresentare al giudice degli elementi di prova validi, idonei a poter giustificare una sentenza di condanna. Quindi io sono contento, perché questa è una sentenza che trovo giusta, molto giusta. Nella scorsa, quando è stato requisitore, lei aveva detto che il 99% del requisitore era stato dedicato a Tallini, adesso sì. Non ha retto nemmeno quello, cosa? Sì, abbiamo constatato come entrambi i pubblici ministeri si siano dilungati, soprattutto affrontando la posizione del Tallini rispetto ad altre posizioni che pure erano anche più gravate rispetto a questa. Anche noi, del resto, sia io sia l'avvocato Petitto, che ha condiviso con me questa fatica, abbiamo discusso entrambi 4 ore in difesa di Tallini, ma per rappresentare non argomenti che fossero in grado di poter rendere meno gravi gli argomenti proposti dall'accusa, ma soltanto per rappresentare argomenti favorevoli per il Tallini. Questo processo era un processo in cui vi erano solo argomenti favorevoli alla posizione del Tallini, favorevoli per dimostrare la totale infondatezza e insussistenza delle ipotesi delittuose che erano state contestate. In effetti questa era stata la vostra linea difensiva dall'inizio, la totale estraneità. La totale estraneità sin dall'inizio, e che peraltro aveva avuto già delle conferme da parte di tutte le autorità giurisdizionali che si erano interessati prima del giudice dell'udienza preliminare a questo caso, il Tribunale del Riesame, che aveva ritenuto di non configurare un quadro di gravità indiziaria nei confronti del Tallini per le ipotesi che gli erano contestate e aveva revocato immediatamente gli arresti domiciliari, e poi anche la Corte di Cassazione, che è la suprema autorità giudiziaria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Procura della Repubblica. Oggi abbiamo avuto la pronuncia finale, e cioè la sentenza, che ha stabilito che i fatti a lui contestati non sussistono. Grazie.